Sono qui per portarvi speranza e carità. Con queste parole il missionario Biagio Conte ha voluto rivolgere un saluto e una benedizione ai fedeli della città, con la sua visita inaspettata a Caltanissetta e San Cataldo. A piedi e con la croce spalla, Biagio Conte, lungo la strada che porta alla Chiesa Madre, ha accolto numerosi fedeli che hanno rivolto assieme a lui una preghiera ai loro cari. La sua vita è infatti interamente dedicata agli ultimi, gli emarginati. Nel cappuccio del suo saio verde, come la pace, custodisce delle spighe, simbolo di rinascita, segno di speranza e futuro, che dona ai più bisognosi. A dargli il benvenuto padre Biagio Biancheri, arciprete della Chiesa Madre di San Cataldo, che ha accolto con un affettuoso abbraccio il missionario palermitano. Durante la sua visita nella Chiesa Madre San Cataldese non sono poi mancate le parole di cordoglio per la famiglia del giovane medico Aldonaro, ucciso lo scorso 14 febbraio in una discoteca palermitana, a cui Biagio Conte ha rivolto una preghiera nella stessa chiesa dove si sono celebrati i suoi funerali. Pace e speranza, sto portando la croce della pace e della speranza in un momento difficile, di grande prova, ma io credo che la risposta, ecco, non può venire dall'uomo. L'uomo, avete visto, vediamo quello che sta succedendo, ma credo che anche la salvezza non può venire da questa società, ma dall'alto. Io credo che questo messaggio della croce, ecco, che sto portando nei vari paesi e varie città, è segno di incoraggiamento, di speranza, ma per dire che ognuno si carichi le responsabilità. Ognuno ha il compito di caricarsi la responsabilità per il bene comune, per dare una mano a questa società che sta soffrendo tanto, ma per dare un futuro ai giovani più concreto, più veritiero, ma anche agli ammalati, ai sofferenti, agli anziani soli, ai disabili, tutti quelli che soffrono e rimangono indietro in questa società. Biagio cammina per le strade della nostra città e viene come un messaggero di pace, portando a tutti il messaggio del Vangelo, cioè la buona notizia che il Signore è con noi e che ci accompagna nel cammino della vita. Tra i fedeli che hanno incontrato Biagio Conte, alcuni giovani a cui il missionario ha rivolto parole di incoraggiamento, imponendo loro una benedizione. Per me è stato significativo incontrare frate Biagio Conte, fra l'altro un frate che comunque ha speso la sua vita per gli ultimi, per i poveri, i deboli, i profughi, le persone emarginate. Quindi vedere questa persona così semplice, così umile, pregare davanti il Santissimo, la Madonna, e ringraziarla per la sua umiltà, per quello che comunque il Signore gli ha trasmesso e lui cerca di trasmettere agli altri nella semplicità della vita, del quotidiano, è un insegnamento che lui dà ad ognuno di noi. Fra l'altro sta seguendo anche ciò che Papa Francesco ha detto, no? Andare in mezzo alla gente, evangelizzare, aiutando gli altri nella semplicità delle cose.